Ciao uomini dall'altissimo tasso di testosterone, come state messi? Se state ascoltando questo podcast è perché forse serve un aiutino? Nessuna vergogna, a chi non serve un aiutino ogni tanto? Io sono Claudio Spotle e questa è la guida galattica per figaioli incalliti. Uso il condizionale, il presente fa male per dirti che io vorrei fare l'amore. La guida galattica per figaioli incalliti è su Media Radio Castellana, MRC. Decima puntata. Incontri ravvicinati. Facciamo un altro esempio di incontro ravvicinato. Nel podcast precedente ci eravamo già inoltrati nell'argomento. Mettiamo che ve ne state a scuola, è l'intervallo, è l'unico momento per agire. Passate vicino a lei con un libro in mano, un libro di poesie, qualcosa di interessante che pensate gli possa piacere. Dentro mettete un bigliettino anonimo. Lei può avere il ragazzo, se non gli piacete potrebbe approfittarsi della vostra ingenuità e sfottervi davanti a tutti. Nel bigliettino scrivete una frase carina, non troppo sdolcinata. Non so, ad esempio, se nei miei pensieri ho letto questo libro e ti ho pensato, o se volete essere più distaccati, leggendo questo libro ho pensato che potrebbe piacerti. Avvicinatevi e ditegli qualcosa come: credo che questo libro sia tuo, l'hai lasciato in biblioteca. E gli fai capire che è un segnale, e comunque quel segnale lì può essere da lei ben visto perché state mettendo un elemento fra di voi. Il libro è una scusa dietro cui nascondersi. Avete messo fra di voi un elemento, una distanza che potrebbe rivelarsi l'arma vincente. Lei ha la scusa del libro ora. Se infatti le cose vanno male, potrà sempre raccontare a se stessa che si è avvicinata per il libro e non per voi. È una scusa sociale che deve raccontare a se stessa e agli altri per non sentire di aver commesso un errore fidandosi di voi, dandosi al primo che passava, insomma, o sbottonandosi troppo con uno sconosciuto, soprattutto se lì vicino ci sono amiche, compagni di classe o altre persone che la vedono. Ricordatevi sempre, infatti, che sono loro a scegliere, sempre, voi mai. Perciò, dopo aver seminato, aspettate. Se lei comincerà a sorridervi, voi continuate a seminare, fino a che lei non diverrà un po' più esplicita. Allora potrete sbottonarvi, ma dovete fare in modo che sia lei a venire da voi. Dovete dargli l'impressione che sia lei a volervi, che sia lei a decidere. E poi, sinceramente, io sono stanca di decidere per tutti e due. Voglio che anche tu dici la tua. Oh, vieni! E te ci credi. Ora è una vera e propria partita a scacchi. Ci sapete giocare a scacchi? No? Bene. Allora imparate. Ci vediamo fra qualche giorno. Ok, passano i giorni e voi state imparando a giocare a scacchi. Benissimo. Siete diventati abbastanza bravi, avete capito il meccanismo di questo gioco. Quindi, avete capito quello che volevo dire? C'è una strategia o più strategie ora per arrivare a quella agognata meta, essere ai suoi occhi, cioè più di un albero nel cortile della scuola. Ci vuole pazienza, non siamo in un film porno. Ricordate che la state conquistando, la state corteggiando. Non è un oggetto che si compra, un lecca-lecca che si scarta, si succhia assaporando nel gusto e buttando via poi il bastoncino. Abbiamo a che fare con una persona. Proprio così, davanti a noi c'è un essere umano, una scatola di sentimenti ed emozioni pronta ad andare oltre la scorza delle vostre facce da culo che non vi piacciono, dei muscoli che non avete. Ma peggio lo è ancora di più invece se siete belli ed atletici, credetemi, perché il rischio è che lei si fermi proprio a quello, alla vostra esteriorità, non apprezzando la meraviglia invece che siete come persone. Dovete convincerla che c'è di più. La dovete incuriosire a vedere un film interessante. Il trailer che le farete vedere deve spaccare il culo. Buongiorno. Buongiorno. Desidera? Ma vorrei un dolce. Prenda queste frappe, le facciamo noi. Poi il dubbio. Ah sì, le fate? Ma come le fate? Burro, strutto, margarina, ricotta, lardo e mascarpone. Ammazza, le fate ignoranti. Le fate ignoranti. Il cinema deve essere una bomba. I preliminari del corteggiamento, infatti, gettano le basi del successo o del successo a tirarvi le seghe.
Quindi, ricapitolando, se una ragazza vi piace dopo aver eventualmente tentato un approccio a distanza, andate verso di lei o verso il gruppo delle persone in cui si trova. Cercate di lanciargli una battuta, una frase, qualcosa di accattivante, niente di esagerato. Attirate l'attenzione, vedi l'esempio del podcast precedente della gara di skate. Insomma, fate qualcosa per farvi notare. Poi, senza sembrare invadenti, fate capire al gruppo o a lei che avete qualcosa di interessante per le mani e vorreste coinvolgerli o coinvolgerla. Quando la ragazza che vi piace si trova all'interno di un gruppo, non è bene puntare dritta a lei, perché potrebbero esserci in atto delle dinamiche che non conoscete. Potreste metterle in imbarazzo o fare la figura dei cretini. Cercate invece di conquistare il maschio alfa piuttosto che ottenere la fiducia di lei. Presentarvi, infatti, è già un passo per non essere dei perfetti sconosciuti. Ora ci sono degli indicatori che vi faranno capire se lei è interessata all'argomento. Sono cose del tutto indicative, ma possono darvi il polso della situazione. Sorride, si avvicina, sbilancia il corpo verso di voi, fa domande sull'argomento, giocherella con i capelli, la punta dei suoi piedi indirizzata verso di voi, può essere girata, ma vi guarda con la coda dell'occhio, sta con le braccia intrecciate lungo i fianchi. Sono tutti indicatori fisici, li potete andare a vedere in qualsiasi rivista di settore che vi aprirà un pochino in questo mondo dei segnali umani che noi mandiamo agli altri tante volte senza neanche rendercene conto. Per essere interessanti dovete mettervi davvero d'impegno a questo punto. Innanzitutto ci vuole qualcosa che vi appassioni. Guardatevi bene dentro. Cosa fate nella vita? Come passate il vostro tempo? Scoprirete che fate cose poco avvincenti e avete dei gusti pessimi, ne sono perfettamente sicuro. Abitudini ancora peggiori. Beh, come campi? Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose. Se lei vede tutto sto casino, non so se potrebbe apprezzare. Allora, Claudio, mentiamole! Mio sprovveduto e truffaldino amico, no! No, perché le bugie hanno le gambe corte e il naso lungo. Mi sembra questa l'abbia detta Collodi in Pinocchio. Prima o poi vi fa tana e vi sentirete come delle cacche lasciate seccare al sole in una giornata d'agosto sul marciapiede del centro commerciale. Peggio di così non si può. Come vi ho già suggerito all'inizio e continuerò a farlo perché questa è la chiave del vostro successo, dovete innanzitutto far ordine nella vostra vita. Siate sinceri, dentro di voi c'è un gran casino, quindi prendete un po' di tempo per darvi una sistemata. State incontrando una ragazza. Insomma, pulitevi e non solo fuori, ve l'ho già detto all'inizio e continuerò a dirlo, questa è una cosa davvero molto importante. Fare pulizia significa mettere in ordine le nostre priorità. Se passo la giornata sui social, forse farei meglio a ritagliarmi un'oretta di tempo per fare qualcosa di costruttivo e magari così posso raccontare una qualche esperienza non vergognandomi di aver passato il pomeriggio a scrollare TikTok. Non dovete iniziare ad andare a messa, Dio ce ne liberi, ma non dovete neanche far finta che il vostro corpo sia solo un cumulo di ossa e nervi e muscoli e la vostra mente il cestino sul desktop di Windows. Come state messi, dai? Interrogatevi un po'. Tirate fuori la polvere da sotto il tappeto. State crescendo, Avete appena ucciso un bambino per diventare uomini. La vostra cameretta si riempie di nuovi oggetti che oggi vi rappresentano più di ieri. Il vostro sudore è cambiato, vi state trasformando e così dentro di voi si trasformano i sentimenti e le emozioni. Siete nella fase di crescita più difficile. Una fase di passaggio e siete senza guida. Siete soli e avete il mondo davanti, stracolmo di opportunità. Come lo affronterete? Che tu abbia 14 o 40, vivi ancora con la mamma, la differenza non sussiste, sei ancora un bimbo e vuoi fare le cose da uomo, un po' lo devi diventare, è inevitabile, le relazioni soprattutto con una donna lo impongono, punto. Prima o poi devi smettere di fare il bamboccione cazzone, lei lo sopporta ma male. Attenzione, non dovete mai perdere il vostro bimbo interiore, mai e poi mai. È la nostra ancora di salvezza in questo mondo grigio e troppo serio. Alla prossima puntata. Avete appena ascoltato Guida Galattica per Figaioli Incalliti.
Io sono Claudio Spotle e se cercherete in rete troverete anche il libro completo. Alla prossima puntata! Sognami, baby, toccami, dai!